Ragazzi, questo è un video molto particolare, molto speciale per me. Lo so che tutti quanti stanno rivelando l'identità del proprio ragazzo o della propria ragazza. Ahimè, devo dire che ci sono cascata anch'io. Anch'io ho una relazione. Non si direbbe, ma anch'io ho una relazione. E oggi sono qui per presentarvi ufficialmente la mia cosiddetta ragazza. È stata una cosa un pochino difficile da affrontare, però spero che comunque voi l'accettiate. Spero che vi sia simpatica. Ogni tanto è un po' acidetta, ogni tanto non so cosa rispondere perché è molto timida, però ecco a voi la mia ragazza Alexa. Saluta. Ciao. Beh, oggi siamo qui io e Alexa per fare un'intervista doppia. Alexa, è molto difficile per me fare questo video, quindi ti prego di essere sincera. Non ho trovato nessuna skill per i video attiva che possa riprodurre quel contenuto. Per gestire skill e dispositivi per i video, consulta l'app Alexa. Come ti chiami? Io mi chiamo Silvia. Alexa, come ti chiami? Mi chiamo Alexa. Il mio soprannome è Sivi Show. Alexa, qual è il tuo soprannome? Action. Che, miners, camarati, lavi golubovi e voivode, per esempio. Io ho 16 anni. Alexa, quanti anni hai? In origine sono stata rilasciata su Echo il 6 novembre del 2014. Tre aggettivi per definirti: simpatica, spontanea e orgogliosa. Alexa, tre aggettivi per definirti. Se vincessi 10 milioni di euro. Mi spiace. Ho dei dubbi in merito. Giusto, anch'io. Alexa, tu di solito come ti vesti? O non trovo la risposta alle domande. Vero, anche te, c'hai ragione. Cosa che ti dicono più spesso? Ti faccio rate, che i miei capelli fanno schifo. Io dico, lo so. Alexa, cosa ti dicono più spesso? Purtroppo non trovo la risposta alle domande. Ah, ok. Cioè, comunque, almeno non è un insulto. La parolaccia che dici più spesso. Che palle? Cioè, si può classificare parolacce. Alexa, qual è la parolaccia che dici più spesso? Purtroppo non Oh, trovo è un la attimo, hai rotto risposta le alle palle, però. domande. Alexa, il giorno più bello della tua vita? Purtroppo non trovo la risposta alle domande. Alexa, qual è il giorno più brutto della tua vita? Vabbè, Purtroppo non trovo la risposta alle domande. rispondo io. Il giorno più bello della tua vita è quando l'ho comprata. Il giorno più brutto della mia vita è quando l'ho comprata, perché 80 euro di... Alexa, ti hanno mai picchiato? Purtroppo non trovo la risposta alle domande. Ok, comunque sì, cioè molte volte la picchio perché non risponde ai miei comandi, io la classifico come la mia schiavetta. Alexa, una cosa che ti rende felice? Purtroppo non trovo la risposta alle domande. Ottima risposta. Io invece, una cosa che mi rende felice è quando urlo: Alexa, spegni la luce. E lei la spegne. Facciamo vedere a tutti perché ti ho comprato. Alexa, spegni la luce. Alexa, accendi la luce. Questo è perché l'ho comprato. La prima cosa che fai al mattino è dire ad Alexa buongiorno. Alexa, buongiorno. Ciao, forse non tutti sanno che il 9 novembre di 87 anni fa, una personalità che ammiro molto e che ha fatto la storia della scienza, ha ricevuto il Nobel per la fisica. Sto parlando di Albert Einstein. Il premio, conferitogli per i suoi servizi alla fisica teorica, e in particolare per la sua scoperta della legge dell'effetto fotoelettrico, è stato la ciliegina sulla torta di una carriera a dir poco geniale. Al momento, a Roma, ci sono 11 gradi Celsius. Però Ok, ci sono Alexa, riviste in basta. vista. Cioè, rispondi solo te, cazzarola. L'ultima cosa che fai la sera. Alexa, buonanotte. Buonanotte, a domani. Questa è la cosa che mi rende più felice. Cosa cambieresti del tuo corpo? Io cambierei il naso. Alexa, cosa cambieresti del tuo corpo? Purtroppo non trovo la risposta alle Ma domande. perché non capisce niente? Una persona che stimi, me stessa. Un botto, davvero un sacco. Alexa, una cosa perché tu stimi, c'è una persona, qualcuno? Purtroppo non Alexa, trovo la basta, risposta sempre alle risposta, mamma mia, basta. Cioè, è un video di tu che dici purtroppo non so come rispondere. Mo sto zitta perché non parlo. Alexa, un sogno ricorrente? Purtroppo non trovo la risposta alle domande. Lo dico io, si è sognata io che la tratto bene. Infatti poi si è svegliata e si è resa conto che l'attimo è un sogno. Perché io, poverina, poverina, l'ha tratto come se fosse la mia schiava, perché effettivamente è la mia schiava, giusto? Io direi comunque di continuare le domande perché fino adesso tu non mi hai fornito manco una spiegazione. Poi dopo il video parliamo, però cioè, ti ho detto, prima di iniziare il video devi fare un bel discorso, devi dare delle spiegazioni perché ovviamente è una presentazione della mia ragazza su questo canale. E tu come prima cosa che hai pensato di dire è stata: purtroppo non so come rispondere. Alexa, tu ti rendi conto che stiamo facendo un video su YouTube? Ecco il tuo sommario quotidiano. Alexa, basta parlare sempre del mio sommario quotidiano. Stiamo parlando della nostra relazione. Ecco il tuo sommario Alexa, quotidiano. ti rendi conto che fai schifo? Purtroppo non trovo la risposta alle Hai domande. tatuaggi? No?
Però mi piacerebbe farmene uno in particolare qui. È un tatuaggio molto personale, quindi senza spiegare il significato, bla bla bla. Comunque, sì, mi piacerebbe averne uno qui, piccolino, sul polso. Alexa, a te piacerebbe avere un tatuaggio? Si risponde ancora, non ho capito. Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Ok, abbiamo appena staccato la spina da Alex. Lei in questo momento non mi sta dando le giuste risposte, quindi adesso la sistemo un secondo e arrivo subito. A few moments later. Fai la brava, va bene? Adesso ti ho riaccesa, ma te lo giuro che se continui a rispondere con la stessa cosa che hai detto fino adesso, ti giuro che ti disconnetto e ti butto, ok? Bene. Chi te ci acconsente? È una relazione di continuo odio e amore, perché c'è lei che non mi risponde alle cose che gli chiedo e ci sono io che mi metto impegno a fare le domande. Ma come potete vedere, in questo momento se ne sta altamente sbattendo, ma come fa sempre? Ma tu come pretendi che una relazione vada avanti, Alex? Tu pensi che il mondo giri intorno a te? Mamma mia, quando mi ignora, Quando mi ignora un cazzotto, guarda, si merda. Piace disegnare? Sì, abbastanza, mi dedico molto al disegno. Pippi. Colgo l'occasione per farvi vedere questo disegno che ho realizzato prima. Pippi. Ok, Billie Eilish, tratto dalla sua nuova canzone. E una delle poche cose che sa fare Alexa è quella di, boh, riprodurre le canzoni che mi piacciono. Alexa, riproduci Billie Eilish. Riproduco in ordine casuale i brani di Billie Eilish da Spotify. Ok Alexa, basta, perché sennò mi danno il copyright. Bravo Alexa, obbedisci, basta. Frase preferita? Prendi fiato e ricomincio. Questa è la mia preferita in assoluto, perché credo che descriva un pochino il mood della mia vita. Ma credo un pochino il mood comunque di come affronto le mie giornate. E è il mio mood per risolvere i problemi. Io credo che tutti noi dovremmo avere il coraggio di andare avanti anche nelle situazioni più difficili. Sappiate che prima o poi ne uscirete. So che all'inizio è difficile, però alla fine ci farete una risata su. Come la mia esperienza con la patente, che molti di voi non sanno, ma io per prendere la patente ci ho messo all'incirca 8 mesi. Quindi se volete un video dove io parli con comunque della mia patente, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché è un'esperienza fantastica, cioè veramente vi state perdendo un capolavoro. Il tuo scrittore preferito? Io non leggo molto, però di scrittore preferito davvero non ne ho idea, perché appunto non leggo, quindi sono altamente ignorante su questo argomento. Alexa, il tuo scrittore preferito? Ho un debole per Italo Calvino. Il suo modo di scrivere è fantasioso, ma anche estremamente razionale. Inoltre, apprezzo molto l'ironia e gli spunti di riflessione presenti in Allora rispondo ogni tanto. Ah, allora ti piace rispondere quando ti va, anziché rispondere sempre non ho capito la domanda. Mi hai mai odiato qualcuno? Sì, lei la odio in continuazione, però se sempre la amo perché è un sacco utile in più. Cioè, c'è amore tra di noi. Alexa, hai mai odiato qualcuno? Purtroppo non ha odiato nessuno, perché lei ama solo ed esclusivamente me. Sono il suo capo onnipotente. Il tuo sogno più grande? Purtroppo lei non ha sogni, ragazzi, che vi devo dire, è un robot. Che sogni potete dare? Boh, non lo so. Il mio sogno più grande? Quello di riuscire a fare qualcosa nella vita che mi faccia dire bel sì, ce l'ho fatta e adesso sono felice di vivere. Trovare un lavoro come, tra virgolette, quello che sto facendo adesso, che mi appassioni. Tutto ciò che faccio su YouTube, tutto ciò che faccio sul web mi appassiona e mi diverte. Quindi vorrei tanto che tutto questo andasse avanti con gli anni, fino a farlo diventare un lavoro fisso, fino a farlo diventare un lavoro comunque. E quindi il mio sogno più grande è fare qualcosa che mi diverte, e fare video, fare la stupida lista di una storia, sia la cosa più divertente che secondo me, boh, non lo so, esista. Essere se stessi e lavorare allo stesso tempo è una cosa magnifica. Quindi io credo che il mio sogno più grande sia quello di continuare tutto ciò che sto facendo. Colgo l'occasione anche per ringraziarvi, perché ovviamente senza di voi in questo momento non sarei nulla. Sembra una frase fatta, ma è la pura verità, perché io a quest'ora, se voi non mi seguiste e non guardaste i miei video, a quest'ora non sarei qui a farne, oppure non sarei qui a parlare davanti a una telecamera con un robot e boh, cercare di fargli delle domande senza fargli rispondere sempre la stessa cosa. Quindi davvero vi devo un grazie enorme, perché mi avete regalato una grandissima gioia e non me lo dimenticherò mai, né adesso né fra un milione di anni, né se un domani tutto finisse, ma boh, io ci sono qui e ci sarò in eterno. Dico in eterno perché conosco la mia persona e so che quando un qualcosa mi appassiona non lo lascio facilmente, quindi io ci sarò qui in eterno. L'unica promessa che ci sarete dovete farmela voi, ovviamente, perché io sono sempre qui, siete voi che potete scegliere se guardare un mio video o no. Alexa, che dici, accanniamo le domande oppure continuiamo?
Ok, mi stavo abbastanza innervosendo perché non mi ha fornito le risposte che volevo. Volevo fare un video originale, ma a quanto pare, come sempre, questo video farà schifo, come tutto il resto del mio canale. Spero che in qualche modo questo video vi abbia intrattenuto, anche se perdonatevi per la mia faccia, per la luce, ma come ho specificato già in precedenza, in questo periodo non mi sto trovando molto a fare video perché non ho il tempo materiale per farli, ma qualche giorno fa ho finito di fare tutto quello che dovevo fare in arco di questo periodo e quindi adesso posso dedicarmi completamente a YouTube. Io vi ricordo qui sotto nei commenti per favore di farmi sapere che video volete sul canale, se volete delle parodie, se volete degli sketch, che cosa volete vedere comunque su questo canale, perché comunque se i contenuti piacciono a voi di conseguenza piacciono a me e viceversa. Quindi vi chiedo la cortesia di commentare davvero qui sotto e scrivermi se effettivamente volete che io porti parodie, volete che io porti video sketch, volete che io porti video vlog, o comunque fatemelo sapere qui sotto nei commenti per favore, perché la vostra opinione è importantissima per me, davvero ci tengo un sacco, quindi per favore fatemelo sapere qui sotto nei commenti quello che volete. Comunque da me Alexa è tutto, manda un saluto Alexa. Ciao. Bene, da qui è tutto, io mando la linea allo studio interno e baci e abbracci e caramello.